Dei sepolcri, versi 1-50. Dei sepolcri iniziano con Deila, il titolo, perché è un richiamo classico. Sapete che i titoli nell'antichità facevano dei, tipo De Bello Gallico, De Coniurazione Catiline, perché vuol dire scriptum o librum de riguardo a qualche cosa. Oltre a questo titolo, noi abbiamo una dedica a Ippolito Pindemonte, traduttore dell'Odissea, amico di Foscolo e persona con cui Foscolo aveva discusso del diritto di Saint Cloud. E poi abbiamo come sottotitolo questa espressione latina, Deorum magnum iura sancta sunto, che è una parte delle leggi delle 12 tavole, come vi dice il testo, che significa i giuramenti degli dei mani siano santi. Sunto è l'imperativo futuro del verbo sum, che probabilmente non avete fatto, e non l'avete fatto anche perché è molto raro, praticamente si trova solo ed esclusivamente nelle leggi delle 12 tavole. Leggiamo. All'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto, è forse il sonno della morte, menduro? All'ombra dei cipressi, dice, cioè all'ombra di queste piante che caratterizzano solitamente i cimiteri, e dentro l'urne, cioè dentro le tombe, confortate dal pianto, perché sono bagnate dal pianto delle persone care, è forse il sonno della morte. Sapete che nel mondo classico c'è questo gioco tra la morte e il sonno, c'è cioè questa ambiguità. La persona è morta, ma la morte e il sonno è quasi la stessa cosa, una cosa che abbiamo ritrovato anche in Shakespeare. È forse il sonno della morte meno duro? Cioè, se le nostre tombe sono compiante da una persona cara, a noi materialisti, perché questa è la prospettiva che dà Foscolo, questo sonno è meno duro, è meno pesante? Chiaramente è una domanda retorica, la risposta sarebbe no. Ah, da ottica materialista e, se vogliamo, epicurea, pensate a Lucrezio. Ove più il sole, per me, alla terra non fecondi questa bella d'erbe famiglia e d'animali, e quando vaghe di lusinghe innanzi a me non danzeranno l'ore future, né da te, dolce amico, udrò il verso e la mesta armonia che lo governa, né più nel cor mi parlerà lo spirito delle vergini muse e dell'amore, unico spirito a mia vita raminga, qual fiaristoro ed i perduti un sasso che distingua le mie dalle infinite ossa che in terra e in mar semina morte. Si amplia un ampliamento della domanda retorica fatta precedentemente e qui dice, nel luogo in cui il sole non fecondi più, non fecondi più per me questa bella famiglia d'erbe, queste piante e questa bella famiglia di animali, cioè queste piante e questi animali. Quando il sole non feconderà per me, a mio vantaggio, per la terra, alla terra, queste piante e questi animali, cioè quando non saranno più bagnate dal sole, per me, perché io sarò morto. E quando desiderose di lusinghe, di piaceri, davanti a me non danzeranno le ore future, cioè il futuro non mi si prospetterà qualcosa di piacevole, vago qui vuol dire desideroso, ma vago è anche qualcosa, nell'italiano del 300 è qualcosa di bello, di grazioso, qui vago vuol dire, c'ha questa ambivalenza dell'aggettivo che da solo vuol dire grazioso, ma con la preposizione di vuol dire desideroso di. Cioè, quando io non avrò più futuro, né da te, caro amico, dolce amico, udrò più il verso e la armonia mesta, triste, che lo governa, cioè che lo dirige, né più nel cuore mi parlerà lo spirito delle vergini muse, cioè io non sarò più ispirato dalla poesia e dall'amore. E unico spirito, cioè la poesia e l'amore, che sono uno spirito che allieta la mia vita raminga, cioè solitaria ed errabonda, chiaramente,
Qual fia ristoro? Quale sarà il ristoro per qualcosa che mi dia ristoro ai dì perduti, cioè ai giorni perduti, alla morte, un sasso? Cioè, che ristoro mai darà un sasso, cioè una lapide, che distingua le mie ossa da quelle infinite che in terra, in mare, semina la morte? Cioè, che me ne importerà se ci sarà una pietra che dica: queste sono le ossa di Ugo Foscolo, rispetto a quelle delle altre, se io sarò morto e non avrò più la poesia, non avrò più l'amore? Vero è ben, Pindemonte, anche Astemio, ultima dea, fugge sepolcri e involve tutte cose l'oblio nella sua notte, e una forza operosa le affatica di moto in moto. E l'uomo e le sue tombe, l'estrema sembianza e le reliquie della terra, del ciel, traveste il tempo. È proprio vero, dice Foscolo, o Pindemonte, anche la speme, cioè la speranza, l'ultima dea, perché è l'ultima? Perché la speranza è l'ultima a morire, no? E quindi è l'ultima cosa che può fuggire un sepolcro, ma in fondo la fugge a un certo punto il sepolcro, perché quando una persona è morta non ha più speranza. E involve, cioè avvolge tutte le cose, l'oblio, cioè la dimenticanza, nella sua notte. Qui c'è questa immagine sepolcrale dei sepolcri appunto coperti dalla notte, una cosa molto tipica anche della, tutto sommato del romanticismo. E una forza operosa le affatica di moto in moto. Sono gli agenti atmosferici. Voi avete una lapide, ma una lapide sotto gli agenti atmosferici a un certo punto distrugge la lapide, distrugge i corpi. E l'uomo, cosa succede? Il tempo, soggetto, traveste l'uomo e le sue tombe e le estreme sembianze, cioè le ultime sembianze, gli ultimi elementi che si vedono, che sembrano, le ultime tracce, vi dice la parte del vostro testo, e le reliquie, cioè il resto della terra e del cielo, quanto resta del nostro mondo, vi dice anche qui il libro. Cioè, il tempo, anche se noi abbiamo fatto una tomba, il tempo prima o poi nasconderà i resti delle nostre tombe. Quindi, diciamo, visione estremamente materialista, come vedete nei primi 20 versi, che dà come soluzione alle tombe come se fossero le tombe qualcosa di assolutamente inutile. Notate in questi versi il polisindeto, cioè il fatto che uomo, tombe, estreme sembianze, reliquie, eccetera, sono tutte legate da una E. Questo dà una sorta di senso di potenza nell'espressione. È come se si rimarcasse il fatto che il tempo, l'uomo e le tombe, le estreme sembianze, le reliquie, lo sentite come vengono sottolineati tutti i complementi oggetti. Notate anche che qui c'è una struttura latineggiante e complessa, perché i complementi oggetti sono prima del verso, il soggetto è per ultimo, viene lasciato alla fine per poi dichiarare solo alla fine che è il tempo che distrugge tutto e che chiude questa sezione narrativa. Ora, come avete visto, qui abbiamo una visione materialista, eppure quello che succede dopo è un rivolgimento totale a livello tematico. Ma perché? Pria del tempo a sé il mortale invidierà l'illusione che spento pur lo sofferma a limitar di vite? Qui cosa dice? Ma perché prima del tempo il mortale a se stesso negherà, significato del verbo in video latino, negherà l'illusione che spento, cioè morto, pure lo sofferma, lo fa fermare al limite di dite, cioè di Plutone, del regno di Plutone, al limite di morte. Cosa significa questo? Perché noi dobbiamo rinunciare all'illusione che sopravviveremo dopo la morte? È un'illusione, lo sappiamo che è un'illusione, però è un'illusione che è consolatoria. E dà una spiegazione. Non vive ei, forse anche sottoterra, quando gli sarà muta l'armonia del giorno, se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi?
Cioè non vive ei, cioè egli, forse. Sentite il forse che attenua l'espressione, anche sottoterra. Quando gli sarà muta l'armonia del giorno, quando non sentirà più l'armonia della vita normale, perché è morto, se questa armonia può destarla lui alle persone sue care, nella mente dei suoi, con soavi cure, con dolci preoccupazioni, con dolci cure riferite alla tomba. Cioè, è vero che lui è morto, però il culto dei morti dà alle persone che restano un'armonia. E Foscolo commenta a tal proposito: Celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi, celeste dote è negli umani. Che vuol dire? Che questa corrispondenza d'amorosi sensi, che vuol dire la reciprocità amorosa, il fatto che le persone si vogliono bene e che questo bene è reciproco, è celeste, cioè divino. E questa dote che è negli umani, questa cosa che gli è stata concessa agli umani, cioè di amarsi, è celeste a sua volta, cioè è divina. Spirito divino che è in noi non è tanto che sopravviviamo alla morte, ma che sopravviviamo alla morte nel ricordo dei vivi. E spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi. Se pia la terra che lo raccolse infante e lo nutriva, nel suo grembo materno ultimo asilo porgendo, sacre le reliquie renda dall'insultar dei nembi. E dal profano piede del volgo, e serbi un sasso il nome, e di fiori odorata arbore amica, le ceneri di molle ombre consoli. Cosa ci dice qua Foscolo? Lui dice che spesso, grazie a lei, cioè alla corrispondenza di amorosi sensi, si vive insieme alla persona che è morta. E la persona morta vive con noi, chiaramente nel ricordo che è tipico dell'amore. Come succede? Come rimane questo amore? Se, da una ipotetica, se la terra pia, cioè la terra che ha un sentimento di pietas nei confronti del morto, che lo ha raccolto quando era un bambino e l'ha nutrito come un bambino, una terra che è madre in questo senso. Nel suo grembo materno, porgendo, offrendo al morto un ultimo asilo, cioè un ultimo ricovero, renda le reliquie, i resti del suo corpo sacre. Perché sacre? Perché sono inviolabili all'insultare dei nembi, cioè all'insultare delle intemperie, del tempeste, della pioggia, nembi sono le nuvole, e le renda sacre. Al piede profano del volgo, al piede che non è entrato nella sacralità, della questione del volgo. Notate che questa espressione è praticamente una traduzione del componimento d'Orazio che abbiamo fatto, di recente. E se servi un sasso, cioè una lapide, il nome della persona estinta e una arbore odorata, cioè un cespuglio odorato di fiori, cioè profumato di fiori, amico nei confronti del morto, consoli le ceneri dell'estinto con molle ombre, cioè che ci sia un albero che profumato che consoli, cioè che tutto sommato sia amico nei confronti delle ceneri grazie alla sua ombra. Sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia ha dell'urna. Cioè, solo chi non lascia l'amore sulla terra, un'eredità che è fatta di affetti, ha poca gioia nell'urna. Perché? Perché nessuno andrà a piangere sulla propria urna. E seppur mira dopo le esequie, errar vede il suo spirito fra il compianto dei templi acherontei, o ricovrarsi sotto le grandi ale del perdono di Dio. Ma la sua polve lascia alle ortiche di deserta gleba, ove né donna innamorata pireghi, né passegger, solingo oda il sospiro che dal tumulo a noi
manda natura. Cioè, e se anche mira questa persona che non ha affetti dopo l'esequie, cioè se ha aspettative di vita dopo la morte, dopo il funerale, vede errare il proprio spirito fra il compianto, cioè fra i pianti, i lamenti dei templi acherontei, cioè lui vede vagare il proprio spirito tra i morti, perché non è pianto. Ricordatevi che, per esempio, in Dante il pianto dei cari e le preghiere dei cari hanno una funzione anche salvatrice nei confronti delle anime dei morti. Chiaramente fra i acherontei questo è un eco classico. Oppure vede ricoprirsi sotto le grandi ale del perdono di Dio. Cioè, se ha mire sotto, dopo le esequie, lui ha due possibilità: o si vede piangere dentro, si vede tra i lamenti dei templi acherontei, elemento classico, oppure si vede ricoprirsi sotto il perdono di Dio. Cioè, queste sono le due possibilità. Ma la sua polvere lascia alle ortiche di una terra deserta, cioè in realtà la sua polvere la lascia alla natura così, dove non ci sia una donna innamorata che lo preghi, che preghi, perché chiaramente se non c'è nessuno che cura la tomba arriveranno le ortiche e le erbacce, né un passeggero solingo, solitario, ode il sospiro che natura a noi manda dal tumulo. Perché parla di sospiro, probabilmente qui fa riferimento anche ai fuochi fatui. Cosa sono i fuochi fatui? Ne parlerà successivamente. Sono questi, diciamo, esalazioni di fosforo che escono fuori dalle tombe che non sono ben sigillate e che hanno poi ingenerato, diciamo, tutta la leggenda, il mito dei fantasmi. Sapete, ci sono illuminescenze sopra le tombe che non sono ben sigillate. Ora non succede più perché le tombe sono sigillate.